85 metri, largo 28, il ponte Flaiano di Pescara, inaugurato dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, dal ministro per le infrastrutture Graziano Del Rio, dal presidente dell'ANAS Gianni Armani e dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Si tratta di un'opera realizzata in 2 anni e costata circa 13.100.000 euro, che contribuirà a fluidificare il traffico veicolare tra le due sponde del fiume Pescara in una zona centrale strategica per l'accesso all'asse attrezzato, finanziato da Regione e ANAS. Il ponte è stato realizzato da un raggruppamento temporaneo di imprese. 8 interventi strategici per potenziare il patrimonio delle infrastrutture abruzzesi e il dossier che il presidente Luciano D'Alfonso ha consegnato al ministro Del Rio, presente a Pescara a margine dell'inaugurazione del ponte Flaiano. Gli interventi individuati dal presidente sono il miglioramento della ferrovia Pescara-Roma, la semplificazione amministrativa per attivare la manutenzione e il dragaggio dei porti regionali, il potenziamento dell'aeroporto di Pescara, maggiori fondi per la manutenzione delle strade provinciali e comunali, il trasferimento della gestione di alcuni collegamenti viari di rango provinciale alla competenza di ANAS, l'istituzione in Abruzzo di zone economiche speciali, la manutenzione dei tratti di autostrade regionali, in particolare interventi destinati a ponti e viadotti e il reperimento di fondi per la nuova caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara. Oltre 200 eventi su tutto il territorio regionale che hanno portato a 170.000 presenze agli stessi e 35.000 nelle strutture ricettive. Sono i numeri principali, ancora in aggiornamento, di Abruzzo Open Day Summer 2017, il progetto di promozione e accoglienza turistica promosso dalla Regione tra il 27 maggio e il 4 giugno scorsi, che ha catturato l'attenzione della stampa internazionale, tra cui il New York Times, e di molti blogger esteri. Un risultato che incoraggia a continuare sulla strada intrapresa, frutto della sinergia tra Regione, DMC e territori, coinvolti in un progetto comune per far conoscere sempre di più l'Abruzzo fuori dai nostri confini, così da farlo scoprire e amare. E Abruzzo Open Day non finisce qui, perché il percorso continua e scommette su nuovi traguardi. Primo fra tutti il wedding, sfruttando i luoghi incantevoli, ancora troppo sconosciuti, che possono far da cornice al giorno più importante. Un incontro per confrontarsi sulle esperienze che altre regioni italiane stanno portando avanti sul tema del riordino del settore del diritto allo studio. A Pescara, su invito dell'assessore Marinella Sclocco, è intervenuto Carmelo Ursini, presidente dell'associazione nazionale che raggruppa tutte le aziende per il diritto allo studio. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti degli Atenei e delle ASU abruzzesi, a cui Ursini ha spiegato le novità introdotte dalle recenti modifiche legislative, che tracciano un'evoluzione del diritto allo studio verso politiche integrate sui territori, coordinati dalla Regione in collaborazione con gli altri enti locali. Per Ursino è poi fondamentale rivedere anche le fonti di finanziamento, che vanno ampliate individuando nuovi canali che dovranno sostenere non più solo le borse di studio, ma anche altri servizi, dai trasporti ai contributi per gli affitti. Un investimento di 100.000 euro che consentirà di centrare molteplici obiettivi, garantire una sistemazione logistica adeguata e funzionale agli studenti della succursale di Porta Nuova del Liceo Scientifico Da Vinci, valorizzare un immobile di proprietà pubblica attualmente in disuso, contribuire alla riqualificazione di Piazza Grue. È stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Regione, Provincia e Comune di Pescara, con cui l'amministrazione comunale concede in uso un ex plesso scolastico che sarà ristrutturato grazie a un contributo regionale derivante dalle economie dei progetti della precedente programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione. Il cantiere partirà immediatamente in modo da garantire la fruibilità dell'edificio in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico. I disagi degli studenti della serie di Porta Nuova del liceo duravano da oltre 14 anni e a causa delle difficoltà finanziarie degli enti coinvolti erano sempre stati affrontati fino ad oggi con soluzioni tampone e mai definitive.